Bene. È un piacere vedervi numerosi, vi ringrazio pertanto di essere qui. Questo è l'ultimo di tre appuntamenti che abbiamo organizzato insieme ad Ancora Store e insieme alla Compagnia di Piazza, che è un gruppo di rievocazione storica di Milano. Questo microfono va e non va. Il primo è stato dedicato al cavaliere medievale, alle armi, le armature, l'abbigliamento, la vestizione e l'investitura del cavaliere. Il secondo al cibo e al bere nel Medioevo, quindi abbiamo parlato di cosa si mangiava, di come si mangiava, di cosa si beveva. E oggi parliamo di quella che è da tutti riconosciuto come uno dei simboli più importanti del Medioevo, cioè il castello. Ora, voi vi immaginate i castelli delle fiabe, io credo, no? Quelli con le come ci sono nei cartoni animati, nei film di Walt Disney soprattutto, c'è cioè un castello in ogni film, nella Bella Addormentata, in Cenerentola, e quasi tutti i cartoni animati della Walt Disney sono presenti questi castelli che sono di fantasia, non sono castelli reali. Sono castelli come potrebbe essere questo, che però è un castello vero, ma quasi tutti i castelli di questo tipo sono stati costruiti in tempi recenti, sono abbastanza moderni. Verso la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento la moda di costruirsi un castello è dilagata abbastanza e ci sono molti castelli ricostruiti o costruiti ex novo, come ad esempio quello del Parco Valentino a Torino, quello di Grazzano Visconti in provincia di Piacenza, castelli quindi realizzati al fine di diventare dei propri parchi di divertimento, dove poi ci si può aggirare e vedere artigiani al lavoro, cavalieri in arme e altre cose di questo genere. In realtà i castelli nascono molto tempo prima che esista il Medioevo, perché ci sono già in epoca romana, e infatti il nome castello deriva da castellum o castrum, che è il nome latino romano, perché i romani costruivano castelli che però non avevano niente a che vedere con quelli successivi, erano quasi sempre fatti di legno, non avevano torri in pietra o mura di pietra, erano fatti in legno ed erano, come dire, puramente difensivi. Venivano costruiti mano a mano che i romani conquistavano dei territori e all'interno del castello piazzavano gli accampamenti dei soldati. Ora io comincio con c'era una volta un castello, e poi parleremo con voi e risponderò anche alle vostre domande, perché io qua vi farò vedere una serie bella lunga di castelli, tutti italiani, tutti i castelli che potete vedere in Italia, e vi accorgerete come i castelli sono estremamente diversi fra di loro, perché a partire da un certo momento in poi, parliamo del VII-VIII secolo d.C., le scorrerie, le razzie di Unni, Ungari, Saraceni obbligano le persone che abitano in pianura, soprattutto quelle vicino al mare, a rifugiarsi in collina. E in collina vengono costruite la maggior parte dei castelli. Se voi avete un'idea di dove sono quasi tutti in posizione arroccata in altitudine proprio per poter essere difesi meglio. E durante questo periodo, che si chiama feudale, il padrone del castello stabilisce un patto con la popolazione: io col mio castello ti proteggo dalle incursioni,
possono accoglierti dentro le mura nel caso di attacchi, e tu in cambio mi dai una parte di quello che produci. Allora, qui siamo in provincia di Siena e vediamo un castello che è stato costruito intorno al 1200, quindi già in un momento più avanzato, perché all'inizio, ripeto, anche i castelli medievali sono fatti quasi esclusivamente in legno e le parti in muratura sono pochissime, in genere è solo la torre, che poi diventerà più avanti la struttura principale del castello, il mastio, l'ultima difesa, quella dove il signore si rifugia togliendo la possibilità ad altri di salire e dove spera di resistere il più a lungo possibile dall'attacco dei nemici. Uno dei tanti castelli, Castel Coira, in provincia di Bolzano, un territorio ricchissimo di castelli, tutti molto belli. Come vedete anche qui ci sono delle parti di castello vero e proprio, come la torre e le parti merlate, e poi ci sono delle parti più moderne costruite come residenza del signore, perché i castelli, che sono inizialmente fatti solo per difendersi, a un certo momento diventano anche delle residenze. Quando le condizioni lo permettono, la guerra finisce, le incursioni finiscono, i castelli si cominciano a trasformare in residenze signorili e cambiano parecchio natura. Questo è il Castel del Rio, in provincia di Bologna, e anche questo, come vedete, ha una struttura completamente diversa. I castelli sono belli anche per questo, perché sono tutti diversi e ogni castello ha le sue caratteristiche a seconda dei luoghi dove è stato costruito, a seconda del tipo di signore che l'ha fondato e a seconda del fatto che venga magari abitato in modo continuato dai suoi discendenti, dai suoi eredi che lo abbelliscono, lo arricchiscono, lo trasformano. Questo è il castello di Bardi, provincia di Parma, a Fornovo. Bellissimo castello, vi consiglio la vista. Qui fra l'altro fanno un sacco di iniziative, di eventi anche per i ragazzi, e c'è una cooperativa che lo gestisce che si chiama Diaspora Rosso, che organizza proprio iniziative per i ragazzi spesso e volentieri. Quindi se vi capita, Fornovo è sulla Parma Spezia, su quella strada c'è l'uscita di Fornovo e poi si arriva a questo castello. Parentesi, in molti castelli ci sono le leggende sui fantasmi. Sapete, no? Che sono luoghi dove ognuno racconta che di notte girano i fantasmi dei vecchi proprietari o di chi è stato ucciso dentro il castello. Ovviamente uno ci può credere e non credere. Prove scientifiche non ce ne sono mai state, però le leggende sono una parte della narrazione della vita di ogni castello. Qui abbiamo il castello di Caccamo e qui siamo in Sicilia, in provincia di Palermo, un altro castello molto forte, molto robusto, come vedete ha tutta una merlatura, ha le torri d'avvistamento, al mastio centrale che è quello che vi dicevo, il luogo dove si tenta l'ultima difesa e dove di solito risiede anche il proprietario del castello, il castellano. Questo è il castello di Caffalà, sempre in provincia di Palermo, e come vedete, come regioni, le somiglianze sono già più evidenti. Quindi vuol dire che a seconda dei luoghi lo stile di costruzione dei castelli tende a uniformarsi. Nei castelli poi c'erano le feste. Voi ve li immaginate, i giullari? Li avete visti nei film, no? I giullari e i musici che allietavano la corte del nobile e del re, ovviamente. E i giullari erano itineranti, cioè si spostavano, non stavano fissi in un castello, si spostavano di castello in castello
a prendere l'ingaggio che spesso era cibo e ospitalità. Non è che venissero pagati in denaro, anzi, se non facevano divertire il re rischiavano anche la pelle. Dentro il castello c'era la vita come quella di una città moderna, cioè si amministrava la giustizia, si somministravano le pene, si mettevano i cattivi in prigione, si impiccavano quelli che proprio l'avevano fatta grave. I bambini facevano fatica a crescere, c'era un'alta mortalità infantile e la vita media nel Medioevo era intorno ai 40-45 anni, è quasi la metà di quella di oggi, perché c'erano le malattie e non avevano le medicine che abbiamo noi adesso, quindi si moriva di malattie per le quali oggi non c'è nessun problema. Abbiamo gli antibiotici, abbiamo la penicillina, abbiamo una scienza molto più avanzata. Allora non c'era l'anestesia. Qualcuno di voi ha mai fatto un intervento con anestesia? Non c'era, quindi pensa cosa doveva essere un intervento chirurgico nel Medioevo senza anestesia. E tutte queste cose erano all'interno del castello, perché il castello era una società in piccolo, con tutto ciò che si trovava poi anche all'interno delle città. Vi ricordo di seguirci su internet e su Facebook e su Twitter, perché siamo dei medievali moderni. A noi piace anche la modernità, non solo il Medioevo. E quando andate in giro guardate quante belle cose medievali ci sono ancora in questo paese che meritano di essere salvaguardate, conosciute, valorizzate e fatte conoscere. Tra bellissimi incontri, appunto, spero vi siano piaciuti, se ci sarà l'opportunità adesso insomma ci ragioneremo e proseguiremo con l'anno nuovo. Abbiamo allestito una piccola sezioncina di libri su cavalieri, castelli e altri argomenti medievali, quindi se vi interessa poi dare un'occhiata, c'è qualcosa per adulti, molto per bambini. E niente, questo esperimento di incontri che io ho fortemente voluto, come diceva prima Maurizio, di didattici, sono partiti con la storia medievale.